È partito un piano di diserbo che entro la fine della settimana prossima provvederà alla manutenzione di alcune aree cittadine. Il primo intervento è stato assicurato dalla cooperativa 25 giugno dei lavoratori socialmente utili del Comune di Napoli e si è svolto in Viale Augusto, mentre altre squadre della SIA si occuperanno da lunedì prossimo di via Terracina, via Catullo, via Manzoni, discesa Coroglio, Santa Maria del Pianto, via del Riposo, via Nuova Poggioreale, Rampe Brancaccio e Parco Margherita. Questo è un lavoro che compete alle municipalità e noi siamo costretti molte volte, perché non sempre c'è la giusta collaborazione delle municipalità, a intervenire sulle aiuole, sugli spartitraffici e quindi con la squadra di soci cooperatori, con il supporto anche dei giardinieri comunali, abbiamo fatto un piano per ripulire tutte le aiuole della città. E su Viale Augusto, Piazza del Tecchio e qui Piazzetta San Vitale abbiamo fatto questa settimana, completeremo la settimana prossima, con l'impegno di dare però una costanza e una periodicità negli interventi per evitare che si facciano interventi episodici che fanno molto arrabbiare giustamente i cittadini e noi questo vorremmo evitarlo. Quindi con il supporto anche delle associazioni di volontariato che sono presenti su questa municipalità e in tutta la città, insomma, proviamo a dare un senso e migliorare il decoro della nostra città.